Ma ora ascoltiamo ancora Monsignor Galantino che parla proprio, mette in luce come questa porta aperta della Chiesa abbracci soprattutto coloro che oggi soffrono di più. Va ricordato in quali direzioni precise viene utilizzato l'8 per 1000. L'8 per 1000 viene utilizzato, l'abbiamo detto, no? Per l'accoglienza agli immigrati, per rispondere ai bisogni di povertà di tanti italiani, per rispondere anche in questi ultimi tempi alla crisi che attanaglia tantissime famiglie. Questa è una risposta che è stata anche, diciamo, programmata dalla Conferenza Episcopale Italiana attraverso interventi molto mirati, attraverso degli interventi che sono ancora in atto, ma che sappiamo bene, hanno bisogno di essere reiterati, di continuare ad esistere. Su questo, come Chiesa Cattolica, come Chiesa Italiana, ci stiamo impegnando soprattutto a monitorare le realtà, i territori nei quali c'è più bisogno, dove il bisogno è più impellente. Si sta cercando di lavorare proprio in questa direzione per dare risposte molto, molto concrete. Per cui, quanto più la Chiesa possiede, tanto più la Chiesa è un po' come un lago, arriva quello che ci viene dato e viene tutto quanto riutilizzato in questo. Per cui l'idea di una Chiesa che goda di privilegi, l'ho detto già prima, l'8 per 1000 non è un privilegio dato dalla politica. Una Chiesa che, nonostante abbia l'8 per 1000, non paga l'ICI, non paga l'IMU, è un'altra fantasia, perché vorrei ricordare una cosa molto importante. La legge che permette alla Chiesa Cattolica di esimersi dal pagamento dell'ICI e dell'IMU è una legge che non è stata fatta per la Chiesa Cattolica, è una legge fatta per tutte le realtà no profit, per cui di quella legge non gode soltanto la Chiesa Cattolica, si butta sempre avanti la Chiesa Cattolica, di quella legge godono i valdesi, godono gli ebrei, godono tutte quante le realtà religiose, godono i partiti, godono i sindacati, godono tutte le associazioni che conosciamo tutti quanti. Per cui il fatto di dire sempre la Chiesa Cattolica, secondo me, è malafede, sì, è malafede. È malafede e non conosce realmente le cose come stanno. Sono veramente